oggetti che sono all'interno della stanza, che sarà la stanza prove, e intrecciare la memoria delle persone che stanno abitando adesso lo spazio con la memoria degli oggetti, ad esempio quel letto per bambini che abbiamo trovato, è stato un ragazzo scelto come oggetto di tenere questo letto, che ovviamente non ha un'utilità pratica, ma sicuramente è una memoria. L'idea che queste stanze possono rivivere tramite la memoria delle persone che adesso le stanno abitando. Per spolverare queste rovine. Esatto, anche buttarli, perché la scelta è tenerli o buttarli. Ma l'idea è di sbaraccare un posto che ha una vita, che ha delle memorie, o anche il fastidio di star qui dentro, che abbiamo vissuto, no? Queste macerie di cui non sappiamo cosa farci, no? Che non hanno alcuna memoria. Ora sono in 8, il primo giorno in 4, ma va bene. Fa un po' caldo, ma... Scusi, sa che lei... Scusi, l'ha ripresa prima, ha ripreso il suo quaderno prima. È surreale trovare la maggior parte degli oggetti che sono gli oggetti di burocratizzazione dello spazio, quindi delle bolle, dei vecchi schedari o anche vecchi contratti di lavoro a oggetti di infanzia e di disegni per bambini. Che in teoria cosa ci farebbero qua? Ci sono tanti visitatori, quindi noi li salutiamo quando arrivano. Buongiorno. Ci siamo chiesti cosa fossero, quindi ho un custode che vive qui con la sua famiglia, oppure qualcuno ha ipotizzato uno svago delle persone che vivono qui, che si portavano i disegni dei figli. O...